Fratelli d'Italia è sempre in prima linea per la lotta alle droghe e a ogni forma di dipendenza patologica. Per questo non abbiamo esitato a raccogliere l'invito del ministro Dadone a sottoporci al test antidroga, perché per noi la coerenza e la concretezza di proposte fattive sono fondamentali. E allora facciamo il test antidroga e insieme presentiamo il manifesto nazionale di lotta alla droga, liberi dalle droghe mai schiavi, di Fratelli d'Italia. Purtroppo l'Italia è al primo posto per l'utilizzo di cannabinoidi tra i 15 anni, al primo posto in Europa per l'utilizzo di eroina e di persone in trattamento, al terzo posto per persone in trattamento per l'utilizzo di cocaina. Nella nostra Italia muoiono ogni settimana 7 persone, dal 2006 c'è un aumento del 36% dei morti per droga, girano 300 tipi di sostanze sintetiche diverse e da oltre 10 anni non si celebra la conferenza nazionale di lotta alla droga e è stato anche azzerato il fondo nazionale di lotta alla droga. Per questo noi continuiamo a chiedere al governo di poter avviare un serio piano di lotta alle droghe e alle dipendenze, presentiamo le nostre proposte, il nostro manifesto nazionale, ma insieme alle tante proposte di legge, mozioni, risoluzioni che abbiamo presentato in Parlamento, compresa la riforma del testo unico sulle droghe, la 309 del 90, ormai vecchia di oltre 30 anni e che ha bisogno di essere riformata. Noi mettiamo nelle mani del governo le nostre proposte, la nostra proposta di legge e siamo sempre in prima linea per dire no alle droghe senza se e senza ma.